Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Caso Amici Fontana in Consiglio regionale, dice qui per voltare pagina, ma cambia di nuovo versione per su forniture e bonifico. Silenzio sul conto in Svizzera e trust alle Bahamas. Il governatore, indagato in aula al Pirellone, parla di polemiche sterili e di informazione faziosa. Sostiene di aver saputo delle trattative tra la centrale acquisti regionale e l'azienda del cognato il 12 maggio, ma il 7 giugno disse di non sapere nulla della storia e attacca. Così la regione avrà un contraccolpo di immagine. Opposizioni ancora divise sulla mozione di sfiducia. Patrick Zaki rimane in prigione, i giudici egiziani rinnovano la carcerazione di altri 45 giorni. Amnesty dice torniamo a fare pressione. A riferirlo è uno dei suoi colleghi e dei suoi legali, Hoda Nasrallah. Ieri il giovane studente egiziano dell'Università di Bologna è apparso in aula dopo oltre 4 mesi dall'ultima volta, altro segnale considerato positivo dopo la possibilità di scrivere una lettera alla famiglia. Ponte Morandi, le motivazioni della consulta, urgenza di avviare ricostruzione e gravità del crollo giustificano l'esclusione di Aspi. La pronuncia si conclude con 3 dichiarazioni di infondatezza e 4 di inammissibilità. Inammissibile la questione che riguarda l'addebito ad autostrade dei costi e degli espropri. Il grave e ragionevole deficit di fiducia insorto, si legge nella sentenza, non può trovare un correttivo contrario al principio della più ampia partecipazione alle gare. Scuola e produttori contro il bando per banchi innovativi. Il preside Giuliano dice li uso da 8 anni per mettere una nuova didattica. Secondo le associazioni di categoria c'è il rischio che la gara vada deserta a causa dei tempi contingentati. Se anche avessi 200.000 banchi in magazzino avrei bisogno di 10 km di camion per farli uscire dall'azienda e 2 mesi di tempo, dice il titolare di Arreda la scuola SRL. Per Enzo Sabatino si tratta inoltre di una sedia concepita per i laboratori, ma in Puglia c'è chi la difende. Dicono da quando ho comprato la prima a 300 euro non ho mai visto un ragazzo fare gare in classe, lo spiega appunto l'ex sottosegretario all'istruzione e dirigente di un istituto a Brindisi. Coronavirus, il vaccino di Moderna alla fase 3, la sperimentazione su 30.000 volontari. L'azienda dice fino a 1 miliardo di dosi dal 2021. Lo studio sarà in doppio cieco, cioè sia i ricercatori che i volontari non sapranno chi ha ricevuto il vaccino e chi il placebo. I risultati delle prime fasi di sperimentazioni indicano che questo vaccino è sicuro e stimola la risposta immunitaria. Questo lo ha dichiarato Anthony Fauci. Notizie da Treviso e dal Veneto. Godega fallito il mobilificio Sonego, 20 lavoratori lasciati a casa, i dipendenti sono senza stipendio da febbraio, avanzano ferie arretrate e TFR. I sindacati dicono che l'azienda è indietro di 4 anni rispetto ai versamenti pensionistici. Treviso, manifestazioni pro e contro l'aborto in Piazza Borsa, qualche attimo di tensione tra i gruppi tradizionalisti e i ragazzi del centro sociale Django. C'era anche il cordone di polizia e carabinieri. Le sponde del Piave come una discoteca, la rabbia dei residenti, musica assordante di fine settimana fino a tarda ora. Il vice sindaco Stefano Picco ha chiamato i carabinieri. Malore alla guida, autocarro finisce fuori strada in un ferito grave. Incidente poco prima delle 14 a Lunghignano di Casale sul Sile in via Nuova Trevigiana. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Treviso, il SUOM 118 e la polizia locale. Il traffico a lungo interrotto con lunghe code. Mette in vendita 4 pneumatici su internet, ma le rubano 500 euro. Nuovo raggiro online smascherato dai carabinieri di Vedelago, denunciato per truffa un 45enne residente in provincia di Sondrio con precedenti penali. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia. Oggi aumentano le persone in isolamento fiduciario, soprattutto a fronte dei rintracci di migranti arrivati dalla rotta balcanica. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 126, restano 2 i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 8 i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, lo comunica il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Schianto automoto grave un centauro, incidente nel primo pomeriggio lungo la provinciale 80 a San Giorgio di Nogaro.
lunga la viabilità che conduce a Porpetto nel primo pomeriggio, appunto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un motociclista e una vettura. Ad avere la peggio è stato il Centauro, rovinato malamente sull'asfalto dopo un violento impatto con l'auto. Deve scontare una pena di 8 anni, lo trovano a Gorizia. La Polizia di Stato ha arrestato un latitante responsabile di una lunga lista di reati tra il 2009 e il 2017 nell'Isontino. L'uomo classe 1973, originario del capoluogo Isontino, deve appunto scontare pene definitive di 6 anni e 8 mesi e 1 anno e 3 mesi di reclusione. Va al mercato ciclista travolta da un'auto, incidente questa mattina a Lignano Sabbiadoro lungo Viale Europa. Va al mercato la ciclista, è stata travolta da un'auto, una donna è stata investita questa mattina a Lignano Sabbiadoro lungo Viale Europa intorno alle 10.30, stava andando in direzione dell'area del mercato in sella alla bici quando, per causa in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura che marciava in direzione dell'uscita da Lignano. La ciclista è rovinata sull'asfalto ed è rimasta ferita. Le strappa il Rolex dal polso e scappa in moto a Lignano, vittima una donna che è stata avvicinata da un motociclista mentre camminava vicino alla sua casa della cittadina balneare ed è stata derubata. Scippo intorno all'1 di notte a Lignano Sabbiadoro, vittima la donna che è stata avvicinata, come dicevamo, da un motociclista mentre camminava vicino alla sua casa della cittadina balneare. È stata appunto derubata del Rolex che portava al polso. Rosario Moreno, con questo vi auguro un buon proseguimento con la programmazione.